precedenti, quindi già mi conoscono. Mi dice Ermelinda che ha avuto ha problemi di accesso alla piattaforma, però non so di che genere. Dunque, dicevo, ci siamo già conosciuti con alcuni colleghi. Per coloro invece che non mi hanno ancora conosciuto, mi chiamo Angelo Chiarle, sono un docente del liceo Darwin di Rivoli, quest'anno in distacco presso l'ufficio scolastico regionale, l'ufficio 5, ambito territoriale di Torino, e presso il centro servizi didattici della città metropolitana di Torino, che infatti ci mette a disposizione la sua piattaforma Sisco. Quest'anno mi sono occupato dell'educazione civica e adesso, su richiesta anche della dirigente, la professoressa Boscolo dell'Istituto 8 Marzo di Settimo Torinese, ho avviato questo corso sulla valutazione. Questo corso sulla valutazione si collega a una serie di 5 webinar, anche di più veramente, che avevo fatto l'anno scorso, proprio in questo periodo, quando appunto c'era il primo lockdown. Mi ero buttato a fare una serie di webinar senza avere questa bella piattaforma, ma dovendo usarne due o tre piattaforme contemporaneamente, Zoom, WeSchool, Google Meet, perché arrivati aprile 2020, dopo aver visto un sacco di webinar sulla didattica a distanza, ho detto: ma nessuno parla della valutazione, è possibile che prima o poi qualcuno farà qualche webinar sulla valutazione. Arrivati ad aprile 2020, nessuno aveva fatto niente, allora ho detto: boh, adesso allora lo faccio io perché qui nessuno ne parla, d'accordo? È un argomento che sembrava tabù l'anno scorso, d'accordo? Poi vabbè, è vero che il ministero aveva detto che di fatto le valutazioni erano congelate, cioè praticamente i docenti, cioè, congelate nel senso che soprattutto la secondaria di secondo grado, la possibilità di fermare gli studenti non c'era più. Gli studenti erano tutti ammessi all'esame conclusivo del secondo ciclo e via di questo passo. Però comunque il problema è rimasto lì, irrisolto. Ecco, a un anno di distanza, 2021, le cose sono cambiate, però sono cambiate e direi in maniera considerevole, come raramente si vede, devo dire, sulla base della mia esperienza, un cambiamento così veloce nel giro di un anno è difficile vederlo. Sul tema della valutazione, che come sapete è un tema, come dire, delicato, su cui la scuola italiana, come ha denunciato più volte il professor Vertecchi, è cronicamente in ritardo. Però ecco, il merito di chi è stato, merito, così diciamo così, sicuramente è stato della scuola primaria, perché con l'introduzione, con l'arrivo dell'ordinanza ministeriale del 4 dicembre 2020, le scuole primarie hanno dovuto cambiare completamente il loro sistema di valutazione. È stata proprio una rivoluzione. È fatta, come ha detto più volte la professoressa Nigris, quando il treno ormai era già ampiamente in corso, il treno dell'anno scolastico. Quindi è stato difficile. E grazie anche al fatto che il Ministero per la prima volta ha realizzato una serie di webinar aperti a tutti i docenti di tutta l'Italia, coordinati dalla professoressa Nigris e dal suo team, composto da persone molto qualificate, molto affiatate fra di loro. Ecco, grazie anche a questa azione formativa, coordinata dall'alto, dal dottor D'Amico, dirigente del Ministero, comunque, le scuole primarie sono riuscite per il primo periodo a cambiare il loro sistema di valutazione. Adesso ovviamente c'è il problema della valutazione cosiddetta in itinere, cioè della valutazione delle prove di verifica in corso d'anno. Questo è un problema su cui stanno lavorando le scuole primarie. Ecco, questa è sicuramente stata una novità importantissima che ha cambiato e io come insegnante di scuola secondaria di secondo grado di liceo mi sono detto, beh, però queste cose che per la primaria sono diventate obbligatorie, non è che valgono solo per gli studenti della primaria, in realtà sono
ci sono delle questioni in ballo che poi vedremo importanti per tutti, dall'infanzia alle superiori, anche oltre. Quindi, magari nella scuola secondaria di primo e secondo grado non cambia il fatto di dover mettere un voto numerico sulla pagella, questo ancora non è cambiato. Però, non è pensabile che i discorsi che fanno, i ragionamenti e le sperimentazioni che si iniziano a fare a livello di scuola primaria poi in qualche modo non vengano prese in conto anche a livello di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Quindi l'obiettivo di questo corso è, adesso rimetto un attimo la presentazione, è riflettere sulla didattica digitale integrata e la valutazione, naturalmente, a partire sia dal documento, dall'ordinanza del 4 dicembre 2020 che riguarda la scuola primaria, ma anche dal rapporto finale del 13 luglio 2020, che è stato pubblicato la scorsa estate da un comitato presieduto dal professor Bianchi. Penso, io onestamente devo dire, non l'avevo letto, cioè avevo letto la notizia la scorsa primavera che il ministro, l'onorevole Azzolini, aveva creato questo comitato composto da una serie di nomi illustri. Avevo letto questa notizia e ho detto, beh, sicuramente faranno un ottimo lavoro, però poi nel corso dell'estate siamo tutti, se vi ricordate, rimasti un po' presi dal discorso delle misurazioni delle aule, dei posti, eccetera. Si è parlato dei banchi a rotelle, ma non si è parlato di questo rapporto ricchissimo del professor Bianchi. Allora, questo è durante questo corso vorrei anche un attimino dargli un'occhiata, ecco, per quello che ci interessa, perché è un rapporto molto ricco, sono 150 pagine e non è che tutto ci possa interessare in questa sede. Ecco, innanzitutto volevo farvi vedere recentemente, cioè 2 mesi fa sostanzialmente, la Fondazione Agnelli di Torino ha pubblicato un rapporto di una ricerca iniziata nel 2017. Voi sapete, la Fondazione Agnelli, tra le tante iniziative, porta avanti da anni il cosiddetto Eduscopio per aiutare gli studenti della secondaria di primo grado a scegliere la scuola superiore a cui iscriversi. Ed è un progetto molto, molto interessante, che fa un po' delle classifiche tra i vari istituti. Però ha avviato anche, io questo devo dire l'ho scoperto proprio solo 2 mesi fa, ha avviato anche un progetto di ricerca per andare a mettere il naso dentro le aule a vedere come fanno lezione i docenti italiani. E per esempio, in questa pagina potete trovare una informazione tecnica, quando vedete in ogni slide una manina, vuol dire che cliccando lì sopra si apre il sito della Fondazione Agnelli, si apre l'articolo di Flavia Amabile uscito sulla stampa, oppure il video in un quarto d'ora in cui Andrea Gavosto spiega questa ricerca. Dunque, in questa ricerca qua Flavia Amabile fa una sintesi, sostanzialmente si sono focalizzati sulla lezione tradizionale, quindi hanno incominciato a vedere come i docenti fanno lezione in maniera tradizionale, cioè la lezione frontale sostanzialmente, perché detto, beh, non dobbiamo, come dire, metterla da parte, ma partiamo da lì, vediamo come i docenti fanno la lezione tradizionale. E quindi hanno fatto tutto un protocollo di osservazione molto rigoroso, per cui un gruppo di 1.600 docenti sono stati osservati in aula da osservatori più volte, mi sembra 2 o 3 volte, e ogni volta c'erano due osservatori ma diversi, in maniera da incrociare sguardi differenti. E in 200 vedete istituti comprensivi, quindi si sono limitati alla scuola primaria e alla scuola media. E quindi, per esempio, è venuto fuori che, insomma, poi i giornali qualcuno ha messo un titolo, chi un titolo più, come dire, più eclatante. Tipo un solo insegnante su 6 è capace a fare lezione, roba di questo genere, però sostanzialmente che dice qua il 13% degli insegnanti mostra deficit preoccupanti. Anche qui il 60% dei docenti fa lezione in modo complessivamente
adeguato, però con importanti margini di miglioramento. Però non viene specificato quali sono questi margini di miglioramento in questo rapporto. Attendiamo che lo facciano. Un margine di miglioramento io l'ho trovato, poi mi sembra di averlo colto, pensando anche a me stesso, vi devo dire, e poi ne parliamo più avanti. Ecco, bisogna dire che vi ho messo questa signora qua che vedete, è una grande esperta americana della Duquesne University, Susan Brockhart. Perché ho messo questa signora, questa ricercatrice, questa professoressa emerita, oramai in pensione, perché è stata citata espressamente lo scorso 9 maggio nel webinar del ministero che è stato tenuto dalla professoressa Gabriella Agrusti dell'Università di Roma, dell'UMSA se non sbaglio, e dalla professoressa Nigris, la professoressa Agrusti che è, diciamo così, allieva di Benedetto Vertecchi e anche ha preso, diciamo così, raccolto il testimone da lui, ha citato poca bibliografia e nella bibliografia da lei citata c'era questa persona, Susan Brockhart. E così ho scoperto che il prossimo giugno faranno nel Michigan un convegno online. Non è gratuito, costa anche piuttosto caro, infatti ho dovuto rinunciare, non mi posso, mi potrò iscrivere perché costa quasi 200 dollari. In questo convegno, Susan Brockhart ha pubblicato una serie di libri sulla valutazione formativa, sulle rubriche di valutazione, eccetera. Ha studiato molto questo argomento da un punto di vista molto, molto pragmatico e empirico. Ecco, il suo intervento in questo convegno del giugno 2021, cioè tra 2 mesi, è che in un futuro realistico, ecco, mi sembra questa citazione molto appropriata. In un mondo perfetto i voti non ci sarebbero, perché adesso sapete bene come nella scuola primaria sembra quasi che sia diventato proibito dare i voti dei numeri agli studenti, ai bambini. Però, come dice questa studiosa, in realtà il problema non sono i voti, il problema è l'accuratezza, la coerenza e la significatività delle valutazioni. Poi si può esprimere con un voto, con un giudizio, con una lettera come fanno negli Stati Uniti, ma è questo il problema. E poi ci deve essere un processo di valutazione a supporto dell'apprendimento, che questo discorso della valutazione formativa per l'apprendimento è uno dei temi conduttori di tutti gli interventi che ha fatto il Ministero, la professoressa Nigris e i suoi colleghi. Io vi devo dire, per prepararmi a questo corso, oltre ai webinar del Ministero, che ho seguito tutti fin dall'11 gennaio scorso, ho seguito anche così per curiosità 3 webinar. Vi metto qua i link di Giuseppina Gentili, che è una maestra di scuola primaria che ha pubblicato un paio di volumi presso Erickson, Edizioni Erickson, sulla valutazione per competenze. E anche altri 2 webinar, uno con Guido Benvenuto che ha pubblicato anni fa un volume che si intitola Mettere i voti a scuola, e poi Dino Cristanini che è ex direttore ora in quiescenza dell'Invalsi. Anche lì ho seguito un paio di webinar giusto per confrontare le mie idee a distanza, ecco, le mie idee con queste persone. Questo lo dico, come dire, a garanzia di quello che vi dico, qual è la fonte, una delle fonti. Questo corso, diciamo così, ha una serie di obiettivi. Io qua li ho riassunti in coerenza con quello che poi è uno dei contenuti che vedremo più avanti. Ed è quello che diceva la Fondazione Agnelli, cioè sostanzialmente fare lezione tradizionale in maniera adeguata vuol dire prima cosa comunicare agli studenti quali sono gli obiettivi di apprendimento. Che esattamente, se voi cliccate di sopra, è quello che dice Katrin Wenzel in un libro che deve ancora uscire, perché l'ha tradotto il professor Comoglio, però deve ancora uscire. Dunque, dicevo, scusate, sono andato, vado, eccoci qua. Questi sono gli obiettivi, d'accordo? Io ve li lascio, non li sto certamente a leggere adesso. Però vediamo poi alla fine mi direte se
se questo corso vi sarà servito a raggiungere certi questi obiettivi di apprendimento. C'è una domanda, diciamo, possiamo riassumerli una domanda di inquadramento generale e sostanzialmente la valutazione della scuola primaria è cambiata. Gli insegnanti che lavorano negli istituti comprensivi hanno detto, beh, ma se i colleghi della scuola primaria cambiano, non è che la scuola secondaria di primo grado può far finta di niente, perché i bambini come mio figlio che fa quinta primaria quest'anno sono valutati in un modo, l'anno prossimo potrebbero avere, diciamo così, una specie di disorientamento ricevendo voti come era una volta. E quindi bisognerà tenere in conto di questo passaggio. Alcuni istituti comprensivi hanno già iniziato a lavorare nell'ottica della continuità, della valutazione tra primaria e la secondaria di primo grado. D'accordo, allora, però il punto non è come dire che cosa vuole la maestra Nigris, il ministero, che cosa vuole che noi facciamo come docenti? No, il punto è un altro. Questa ordinanza potrebbe essere l'occasione per fare un passo in avanti per diventare insegnanti ancora più efficaci e quindi se più efficaci, più gratificati il proprio lavoro, perché comunque il fatto quando si mettono i voti è sempre, poi potrete raccontarmi anche le vostre esperienze, non è così semplice con gli studenti, perché c'è sempre un momento di tensione, d'accordo? Il voto tende sempre un po' a creare problemi. Mi raccontava mio figlio che ha fatto nella quinta primaria una verifica di inglese che non era andata benissimo e alcuni compagni hanno detto basta, io inglese non lo studierò mai più nella mia vita. Quindi se fai una verifica che va male, poi hai un contraccolpo sugli studenti. Qua, ecco, ho messo questo riferimento bibliografico, questo libro di James Strongi del 2010, tradotto dalla LAS di Roma. Le qualità degli insegnanti efficaci, non sto a entrare in questo merito, però dei 6 punti che questo studioso americano ha messo in evidenza in questo volume che è uscito nel 2007, tradotto nel 2010, però è stato ripubblicato nel 2017, un punto fondamentale è la valutazione, cioè un insegnante efficace sa gestire la valutazione. D'accordo? Quindi questo corso va visto in una prospettiva di come si dice in inglese, CPD, Continuous Professional Development. Scusate un attimo. Ok, scusate, ma era una collega che non riusciva a trovare la mail per entrare anche lei nel corso. Allora, dicevo, noi dobbiamo vedere questo lavoro sulla valutazione nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo di questo ciclo. Quindi, in questa prospettiva di cui si è parlato lo scorso 18 marzo, durante la fiera Didacta,
La dottoressa Pettenati gestito un webinar a cui hanno partecipato alcuni relatori importanti come il professor Rivoltella, il professor Rossi, la professoressa Magnoler, la professoressa Giannandrea, e dedicato a questo, al portfolio dell'insegnante, perché quello a cui si sta pensando a livello ministeriale è quello di far proseguire ai docenti il portfolio che molti docenti, io non l'ho fatto ad esempio, hanno fatto nell'anno di prova sulla piattaforma Indire. Quindi adesso non so a che punto sono i lavori, ecco, perché bisogna porre in essere una piattaforma nuova, eccetera. Comunque, il discorso a cui si sta pensando è questo. Quindi io questo lavoro sulla valutazione, se io lo inquadro in questa prospettiva, è importante perché vuol dire: ok, adesso il Ministero per la scuola primaria ha cambiato di colpo le carte in tavola. Bene o male che ha fatto, non stiamo a discutere, però vediamo io in che modo posso aggiornare la mia professionalità rivedendo il mio modo di praticare la valutazione. D'accordo? È una sfida, d'accordo? È una sfida. Come dice qua, questo documento, che in realtà è molto, molto corto, non è molto lungo questo libricino pubblicato da Indire. Noi dobbiamo vederci come professionisti la cui crescita è sempre connessa alla rivisitazione continua dei nostri vissuti. E vi devo dire che preparando tutto il materiale per il corso, effettivamente anch'io sono stato costretto a rivedere, a ripensare, a partire dall'ordinanza dello scorso 4 dicembre. Tante cose che io ho buttato lì come intuizione, ho detto: no, vedi che anche il ministero, quello che io pensavo, lo dice adesso. D'accordo? Ecco, quindi in questa prospettiva io qua vi faccio una proposta operativa, valutate voi se vi può interessare, quella di fare questa cosa che è il taccuino del corso. Che cos'è il taccuino del corso? È niente di più che una presentazione in Google Presentazioni oppure in PowerPoint con una serie di attività. Adesso magari la apro. Ci sono una serie di attività per far sì che questo corso non, siccome già la piattaforma non consente molta interazione, purtroppo, non ci consente di interagire tanto, anzi, praticamente a parte la chat, non è che si riesca a fare molto. Le interazioni sono limitate. Allora, e per chi vuole, naturalmente, è una cosa facoltativa, vedete voi, per chi vuole, darvi la possibilità di rielaborare le cose che io cercherò di presentarvi. Allora, ho detto, perché non proviamo a fare quello che è uno dei consigli sulla valutazione formativa che poi vedremo più avanti. A un certo punto c'è una slide in cui c'è scritto 62 strategie per realizzare la valutazione formativa. Lo trovate verso la fine. Una delle 62 strategie per praticare la valutazione formativa con gli studenti è quello che si chiama lo Student Data Notebook. Io ho tradotto taccuino del docente, cioè perché non, siete docenti, non studenti. Allora, di cosa si tratta? Adesso vedo di farvelo vedere velocemente. È una presentazione di Google. Se volete farla, poi io ho pensato, se avete il tempo, perché capisco che il periodo è molto faticoso, se trovate il tempo potreste. Ci sono una serie di input, per esempio, quali obiettivi tra tutti quelli che io ho messo vi interessano di più? Quindi è vero che io vi ho detto il corso ha tutti questi obiettivi, ma magari alcuni a voi non interessano, quindi già potete personalizzare gli obiettivi scegliendo quelli che vi interessano, dare una risposta a questa domanda, come la vedete voi. E via di questo passo. Ci sono una serie di attività che io vi propongo in questo taccuino, che in realtà è una presentazione Google che voi potete compilare passo passo e fa riferimento a tutto quello che c'è nella presentazione, d'accordo? Quindi facendo questo taccuino voi dite: bene, le cose essenziali del corso io le ho capite, le ho prese. È un'occasione, non è proprio un learning diary come fanno fare presso l'European School Net Academy, è un learning diary strutturato con degli input da parte mia. Quindi
Quindi questa è una proposta che io vi faccio. Se l'idea vi piace, soprattutto se avete tempo e voglia, perché capisco che il momento è quello che è, potete considerare quando trovate delle cose, di andare a fare qualche scheda. Questo taccuino naturalmente è personalizzabile, cioè io ho messo alcune schede, ma voi potete cambiarla, modificarla, aggiustarla, tagliare, incollare, assolutamente piena libertà creativa, assolutamente. Io ho messo alcuni input, ma poi potete rielaborarli come meglio ritenete. Ecco, qua arrivo a un concetto che l'ho già detto in altre occasioni, però uno degli obiettivi del corso è dare io lo chiamo un ombrello, sulla scorta di quello che ci aveva detto diversi anni fa il compianto Norm Green, cioè è importante che i docenti e le scuole abbiano un loro ombrello per proteggersi dalle riforme, dai cambiamenti, dalle circolari che piombano sulla testa quando meno te l'aspetti, come per esempio l'ordinanza dello scorso 4 dicembre. Se uno ha un ombrello fatto di solide teorie, di pratiche consolidate, non viene sconvolto, d'accordo? Arriva la circolare del 4 dicembre, oddio, adesso che faccio? D'accordo? Facciamo un esempio, non parlando di me. Questa docente che è Giuseppina Gentili, in realtà lei non è che ha preso i suoi libri pubblicati con Erickson e l'ha dovuti buttare via, boh, non servono più, adesso no, non servono. In realtà no, lei ha preso le cose che aveva già pubblicato in questi libri. Un attimino ci ha pensato come aggiustare le schede di osservazione e di valutazione e ha fatto delle proposte, d'accordo? Hanno proposto questi webinar gratuiti più un corso a pagamento, d'accordo? Quindi questo vuol dire un ombrello che se io ho una copertura, come dice Maurizio Gittino, una copertura teorica solida, poi dopo, quando arrivano le circolari, io so cosa fare. Allora, Silvia mi chiede dove troviamo suppongo il taccuino. Il taccuino lo trovate, se dovete scaricare la presentazione, alla slide numero 10 cliccate. Se cliccate sull'immagine grande, non sto condividendo niente, scusate. Allora, adesso rimetto la presentazione. Ok, dicevo, nella slide numero 10 trovate la cover. Cliccate sulla cover, vi fa creare una copia del taccuino, quindi una copia sul vostro Google Drive. Se non avete Google Drive o avete dei problemi col Drive della scuola che non vi consente di aprirlo, potete scaricarlo in PDF. Erika mi chiede dove si scaricano le slide. Adesso rimetto subito il link delle slide, così giustamente chi non ha ancora trovato chi non ha trovato il link nella chat lo trova adesso. Ecco, qua ci sono il link per scaricare le slide, come mi chiede Erika. Benissimo, nella numero 10 c'è questo taccuino. Questo taccuino potrebbe essere una cosa che voi potreste anche chiedere ai vostri studenti di fare. Quindi, se lo volete fare, lo fate anche nella prospettiva di potete anche chiedere ai vostri studenti di fare anche loro un taccuino di questo genere. Io l'ho fatto in formato A4 perché così è stampabile. D'accordo? Voi lo scaricate il PDF e lo potete stampare. Magari a voi non interessa, però se lo volete modificare e farlo per i vostri studenti, basta che cambiate quello che volete. E poi, se ovviamente gli studenti sono della scuola primaria e non hanno un device a disposizione in classe, lo potete stampare. D'accordo? È una proposta operativa, vedete voi. Se lo decidete di fare, quando l'avrete finito, poi me lo inviate per mail e nell'attestato vi daremo anche delle ore, cioè oltre all'ora del corso, vi accrediteremo anche le ore che sono state necessarie per fare questo taccuino. Allora, dicevo, è importante avere un ombrello. Un ombrello cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che la mia risposta a queste domande, io cosa vorrei trasmettere ai miei studenti? Che cosa vorrei che rimanesse del mio lavoro ai miei studenti di qui a 20 anni? D'accordo? Che cosa appunto mi piacerebbe, in che cosa mi piacerebbe fare la differenza con i miei studenti? Queste sono le mie risposte a questa domanda. Vi assicuro che per esperienza vanno nella direzione giusta, cioè se voi rispondete a queste domande, non sbagliate, non sbagliate. Il link mi dice non si apre.
Dice Daniela che il link non si apre, però adesso provo anch'io. Vi dovete aprire il sito esterno. No, a me si apre. Basta, ecco, sì, ecco, grazie, vedo che mi scrivete che qualcuno è riuscito ad aprirlo. Sì, basta cliccare una volta sola e poi si apre, funziona, perché magari. Allora, è importante partire da questo, da quello che noi vogliamo, perché in fondo in classe, come dico spesso, ci andiamo noi, siamo noi, è il nostro lavoro, è la nostra vita professionale, quindi che poi qualcuno possa venire a dirmi cosa fare, cosa non fare, può dar fastidio. Qua ho messo una citazione di un libro di Ron Richards del 2015, dedicato al pensiero, diciamo così, pensare in maniera differente, perché la nuova valutazione in realtà richiede di pensare. Penso che abbiate fatto tante riflessioni tra di voi, con i colleghi, eccetera, eccetera. D'accordo? Quindi è bello quello che dice Ron Richard in questo libro. Sognare una nuova visione dell'istruzione, passando dalla valutazione, come si fa? D'accordo? Io ho messo in evidenza un concetto fondamentale. E se gli studenti avessero un maggiore controllo sul loro apprendimento? Questo concetto è un concetto fondamentale, poi lo vediamo, è quello che la professoressa Nigris chiama autonomia, d'accordo? Però il tema è molto più ampio del fatto di essere autonomi. E la domanda è, a partire proprio dalla valutazione? Direi di sì, perché qua vedete questo, io vi ho tradotto 9 pagine di questo libro di John Strong G. Ci sono delle domande che bisogna pensare quando si valuta, d'accordo? Per esempio, la numero 5, come si possono trasformare i dati di apprendimento degli studenti in informazioni utilizzabili per guidare le decisioni didattiche e soddisfare le esigenze degli studenti? Chi ha seguito i webinar con la professoressa Nigris avrà sentito che dice la professoressa che bisogna fare delle schede di osservazione, osservare il percorso di apprendimento, quindi gli insegnanti dovrebbero fare delle schede di osservazione in classe. Parleremo anche di questo, però e poi sulla base dei dati emersi da questa osservazione adattare la propria didattica. Allora, qua ci sono una serie di domande, vedete quante cose dà da pensare la valutazione, quindi diciamo così, veramente è un pozzo di San Patrizio di riflessione professionale. Andiamo velocemente alla Commissione Bianchi. La Commissione Bianchi, qua vi ho messo veramente un parterre de rois straordinario, tutti conoscete, penso, la professoressa Lucangeli. Magari non conoscete tanto la professoressa Maria Grazia Riva, però ha pubblicato già nel 2004 una serie di 2 o 3 volumi sull'apprendimento e sulle emozioni, quindi è anche una ricercatrice conosciuta. Poi ci sono anche giovani ricercatori, come dire, che hanno fondato delle start-up, c'è il professor Saratin, insomma, veramente un parterre de rois straordinario di esperti che in effetti hanno lavorato tantissimo. Poi il professor Bianchi, prima di diventare ministro, ha pubblicato un po' una sua riflessione conclusiva in questo volume edito dal Mulino. Allora, adesso io vi ho preso alcuni highlights, però non stiamo qua a leggerli tutti, perché sennò non ci fermiamo qua. Però veramente è un documento molto molto ricco, di 150 pagine, forse da un certo punto di vista fin troppo ricco, perché poi va a toccare una serie di tematiche, di argomenti così grossi come il discorso degli ambienti di apprendimento, dell'edilizia scolastica, che uno dice, buonanotte, qua no, chissà quando riusciremo a fare quello che c'è scritto lì in questo documento sull'edilizia scolastica, eccetera. Io ho messo alcuni highlights, li ho evidenziati, e sono le cose che si possono meglio collegare agli argomenti del corso. Ve li lascio lì, non avrei intenzione di leggerle tutti perché sennò non ci fermiamo. Però ecco, ho messo qua in questa slide numero 16, ho messo in evidenza un po' di più. Non mi sentite più, mi dice Cinzia. È andata via la voce. Vedo che Cinzia dice che non mi sentite più. Sì, ok, grazie, grazie del feedback, perché grazie, grazie.
Grazie, grazie. Perfetto, allora vado avanti. Dunque, a me è piaciuto moltissimo quello che c'è scritto pagina 24-25, trasformare ogni persona nel primo ingegnere di se stessa. Bellissima questa espressione, mi ricorda molto Pico della Mirandola, se devo dire, però il discorso dell'umanesimo, il manifesto dell'umanesimo e del Rinascimento, però è bellissimo. Primo ingegnere di se stessi, e la scuola inclusiva vuol dire una scuola non nel senso che gli alunni BES, DSA, DVA vengono accolti e aiutati, ma anche nel senso di valorizzare le individualità e le potenzialità di ciascuno studente. È un concetto molto bello, io l'ho messo perché, come dire, fa gioco al discorso che io vorrei fare. D'accordo? Per quello che l'ho evidenziato. Qui c'è a pagina 32, vedete questa specie di grafica, questa specie di mappa concettuale, mini mappa. Io ho messo in evidenza il bisogno di autonomia. Dice il documento Bianchi che l'autonomia è un bisogno. Quindi interessante questo discorso, che se è un bisogno, poi però bisogna valutarlo, dice la professoressa Nigris, la bisogna capire. Però l'autonomia è effettivamente un bisogno degli studenti. Questo è interessante. Poi va bene qua il profilo degli insegnanti dei nostri tempi che la scuola richiede, e qui dice anche il documento Bianchi, un professionista dell'insegnamento che sa se intende di più di valutazione. D'accordo? Una valutazione usata per far crescere gli studenti, i nostri studenti. Qua poi si parla di innovazione di digitale e va bene che il digitale non è di per sé sinonimo di innovazione, e va bene, d'accordo. E poi di nuovo ribadisce, pagina 51, si dia spazio ad attività centrate sugli studenti che divengono protagonisti nella costruzione dei propri processi di apprendimento. Quindi, questo è interessante, vuol dire che se io devo valutare il processo di apprendimento degli studenti, devo dire: come il bambino è protagonista nel suo processo di apprendimento? Autonomo nel senso di protagonista. Questo è importante, d'accordo? Puoi allenare creatività e pensiero critico, va bene. Qua è interessante questa slide. Vengono citate alcune dispositivi didattici, alcune metodologie didattiche, interessante. Per il cooperative learning va bene, gli amici del CESEDI sono molto affezionati, ma anche per esempio il project based learning e anche il challenge based learning. La prima volta mi sembra che viene citato in un documento ufficiale del ministero. Quindi interessante questo aspetto. Poi qua ho messo proprio degli screenshot sulla parte della valutazione, quella che ci interessa più da vicino. Quindi vedete qua anche il documento Bianchi dice bisogna valutare il processo e poi dà degli input, checklist, performance list, schede di osservazione, diari di bordo, questionari, li butta giù un po' così, no? D'accordo. E in questo senso dice il digitale può aiutare a personalizzare la valutazione. Io ho messo anche, ci sono delle cose un po' utopistiche, ad esempio un costante monitoraggio dei risultati, insomma. No, bisogna, c'è un po' di utopia in questo, secondo me. Però è interessante. Diciamo, il rimprovero che si può fare è un discorso poco strutturato sulla valutazione. È un primo buttare nella mischia qualche concetto chiave in maniera forse non molto ordinata. E poi, soprattutto, se io parto da queste cose, poi cosa faccio? No? Dopo, non è così semplice. Poi ovviamente bisogna rivedere il curriculum di base e quello dico le indicazioni del 2012, la commissione Bianchi dice che bisognerebbe rivederle. Rivisitazione delle indicazioni nazionali del 2012, quindi sostanzialmente le indicazioni del 2012, l'idea è di rivederle perché comunque sono quasi 10 anni e andrebbero ripensate in certi aspetti. D'accordo? Questo lo dico perché i docenti di scuola primaria sanno che possono scegliere gli obiettivi su cui valutare i bambini dalle indicazioni del 2012, però possono anche creare loro gli obiettivi, d'accordo? Possono anche modificarli, personalizzarli, almeno in questo biennio di sperimentazione. Quindi non è un diktat, non sono un diktat, vanno ripensate, questo è importante. Poi non so concretamente adesso il ministro cosa riuscirà a fare.
Poi c'è il discorso della didattica per competenze, di nuovo, la didattica contestualizzata, possiamo dire, qua non è approfondita, proprio vedete, io ho fatto lo screenshot perché non è che dicano molto, però anche qua insistono sui percorsi, sui processi di apprendimento. Le didattiche per competenze vuol dire valorizzare i processi, perché è nel processo che si costruisce la competenza, quindi non basta fare delle verifiche spot ogni tanto per valutare, misurare e certificare la competenza. Bisognerebbe dare un'occhiata al processo, al percorso degli studenti, se voglio dare una vera valutazione delle competenze. Poi va bene, vado avanti, altre cose qua ve le lascio, poi vedete, io ho messo solo in evidenza. Ecco qua, mi interessa far notare nella slide 23 il protagonismo degli studenti, io l'ho messo in evidenza anche nei più piccoli. Nei più piccoli, io dico, perché non la scuola dell'infanzia, la copartecipazione è la capacità di pianificare e gestire, attenzione, non solo gestire, ma pianificare. Quindi anche nei più piccoli, non è detto a partire dai 5 anni, non c'è scritto così. Però i più piccoli, magari non la prima primaria, però perché non la quarta, la quinta, la terza. E allora cosa si deve fare? Va bene? Se questo non è una norma di legge, questa che vi sto presentando, è una, come dire, possiamo dire una pia intenzione, ecco. Però, siccome sono pie intenzioni che provengono da questo gruppo di esperti così qualificati, uno, cioè noi come docenti, possiamo considerarle anche se non è un'ordinanza ministeriale, non è un decreto legge, insomma. Bene, siamo arrivati. Finita l'introduzione, siamo arrivati a questo punto della presentazione. Ecco, mi dice Giulia Vinay, come fare tutto ciò in questo momento storico? A questo punto, quasi quasi, mi viene la tentazione di... Vediamo se trovo Giulia e le do la parola, così magari quello che lei ha scritto interrompo. Interrompo la mia mi interrompo, vediamo se trovo Giulia, le do la parola. Non la trovo. Qua. Allora, Giulia, lei può parlare e attivare la videocamera. Così proviamo anche questa modalità. Ecco, eccezionale. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a prego. tutti, buon pomeriggio a tutti, anzi. No, io insegno alle superiori, tra l'altro faccio metà sostegno, metà materia, spagnolo, e mi chiedo, è tutto molto anche letto, ripassato, insomma, le metodologie anche per il concorso straordinario, insomma, è quello che voglio dire in maniera anche un po' provocatoria, è tutto molto bello, tutto molto entusiasmante. Ma poi, come facciamo davvero a farlo quando dall'oggi al domani, ma davvero senza critica, però penso che molti si stiano chiedendo questo, come facciamo dall'oggi al domani, che si cambia modalità, dall'oggi al domani, in questo momento storico, rischiamo di non vedere i ragazzi? Io ho provato, per esempio, a inizio anno a fare un lavoro a gruppi. E provare a valutare anche il processo, però è stato difficilissimo, lunghissimo e soprattutto quando si è passati alla modalità a distanza è stato davvero difficile farlo. E in più un'altra cosa che noto, almeno nella classe dove sono quest'anno le superiori, è che i ragazzi non sono abituati a collaborare, non sono abituati a lavorare in gruppo, però vabbè, magari è una questione dei miei gruppi. Però finisco, ecco. No, grazie Giulia per questo suo intervento che sicuramente aiuta a rendere meno monotona questo incontro, anzi la ringrazio. No, è vero, è quello che dice lei, è vero, la DAD sicuramente rende un sacco di problemi, non, è indubbio. Per cui adesso si fa quello che si riesce, è chiaro che
tante cose magari, però si possono trovare delle idee, qualcosa, e si può tentare qualche strada nuova, ecco, diciamo così. Poi lei ha detto di sostegno, giusto, sul sostegno? Metà e metà, nel senso che ho Metà e metà. delle ore su sostegno, no, neanche, ho delle ore su sostegno la maggior parte, poi ho 4 ore aggiuntive su materia e quindi ecco, così. Ho capito. Sì, certo. Diciamo così che secondo me uno in questo momento può provare qualcosa, bisogna vedere i ragazzi come reagiscono perché non c'è la reazione anche emotive così alla chiusura, al lockdown sono differenti. Qualche ragazzo si perde la motivazione, non è facile, non è facile. Però comunque Sì, poi si sentono anche delle infatti. cose, delle aberrazioni, non so adesso, sto discorso delle interrogazioni con le bende sugli occhi, che uno dice, ma diamine, però, cioè, è possibile che non si riescano a trovare alternative, quindi bisogna, ecco, vedere anche nella prospettiva, vediamo poi, vediamo un po' cosa si riesce a fare. Milena, vedo che dice nella chat che queste innovazioni dovrebbero essere punto di partenza dei nuovi docenti. Esattamente, è vero, però c'è il discorso, è vero che i neoassunti li formiamo su queste nuove modalità, è giusto, però poi i neoassunti tornano a fare, fatto l'anno di prova in cui fanno tutto sulla piattaforma dell'INDIRE, fanno tutto perché bisogna farlo, poi ritornano e vengono ripresi dalla solita routine, diciamo così. Questo è il problema, che tutte le cose buone che fanno i docenti neoassunti, molte volte poi vengono, come dire, non dico dimenticate, però rimane un anno un po' a sé stante. Questo è il discorso del teacher portfolio. E vediamo il modo di continuare. Allora, ringrazio sia Milena sia Giulia per gli interventi, quindi voi mi segnalate in chat e io poi facciamo così, vi trovo e vi do la parola. Allora, comunque la provocazione che Giulia ci ha lanciato è assolutamente giusta e condivisibile e va tenuta in conto, quindi bisogna vedere cosa si riesce a fare. Però comunque ci sono delle cose che possiamo dire che si possono cercare di non fare, ecco. Comunque, allora, io qua ho raccolto un po' di materiale. Questa presentazione è organizzata come una specie di sito navigabile, nel senso che vedete che non c'è un ordine, 1, 2, 3, 4, 5. Magari oggi parliamo di un aspetto, poi la prossima volta di un altro. Però voi potete andare avanti e indietro, non so, volete vedere i compiti autentici, cliccate lì su compiti autentici e si apre la slide e lì vedete che cosa trovate. Ci sono due articoli di Castoldi e di Comoglio, se volete ve li scaricate, li potete leggere, c'è quella matrice. Poi in basso a destra c'è quell'icona, cliccate su quell'icona e ritornate a questa pagina qua. Quindi è fatto per essere navigato su e giù. Diciamo, non c'è proprio un discorso lineare ordinato per cui prima questo, poi quell'altro, eccetera. Ci sono alcuni punti focali, d'accordo? Oggi io incomincerei da questo che vedete in verde, Growth Mindset. Allora, l'ho messo in inglese. Anche se ho visto nei webinar della scuola primaria che ha fatto il ministero, sembrava quasi che fosse proibito, si fossero dati un ordine nascosto di non citate niente di inglese, di autori di biografia inglese, a parte Susan Brockhart, non citate niente, proibito in inglese, eccetera. Allora vedo qua un intervento di, non riesco a capire il nome, siamo noi a dover saper valutare i ragazzi con altri tipi di lavoro, ad esempio con l'infografica, compiti autentici, mappe concettuali. Esattamente questo, quello che dice il collega nella chat, però non gli darei la parola al collega, perché poi di questo ne parleremo più avanti. È una, vedete qua in basso a sinistra, vedete compiti autentici e qua trovate alcune proposte concrete, no? Qui sono i volumi di Giuseppina Gentile che vi dicevo prima per la scuola primaria e poi ci sono altre cose, va bene? Però non vorrei solo anticipare. Allora, cercherei di seguire un po' un ordine, si va un po' in senso
Allora, ecco, mi diceva Gabriella, sì, i materiali sono disponibili per sempre, nel senso che io poi non è che li cancello dal mio, sono salvati sul mio Google Drive, quindi sono lì, quando voi cliccate li potete scaricare dal mio Google Drive. Ci possono essere dei problemi se accedete tramite l'account della vostra scuola, perché alcuni amministratori delle G Suite scolastiche mettono dei vincoli molto rigidi che impediscono, accedendo a Google con l'account della vostra scuola, di scaricare materiali da altri siti. Allora provate col vostro account personale. Allora, questa signora che vedete in alto, Growth Mindset, io l'ho lasciato in inglese perché un per un motivo, perché è famoso, è una definizione famosa, tradotto vuol dire mentalità, mindset, growth vuol dire di crescita. Si dice, abbiamo solo condiviso il link di questa presentazione, perché poi dice, rispondo ad Erika, poi tutti i link sono qua dentro, sono dentro la presentazione. Quindi un link scaricate la presentazione e dentro la presentazione c'è tutto. D'accordo? Allora noi andiamo su questo. Questa signora è Carol Dweck, che è una professoressa emerita della Stanford University, che è diventata famosa. È da una vita che lavora sulla psicologia scolastica, sulla psicologia dell'apprendimento, ma nel 2007 ha pubblicato un libro intitolato così, Growth Mindset, vedete, è stato tradotto da Franco Angeli e potete anche, c'è anche l'audiolibro, è stato fatto anche l'audiolibro. Tra l'altro Angeli, la vedete, l'ha subito, appena uscita la nuova edizione del 2017, l'ha subito ritradotto. Quindi, cambiare forma, poi hanno tradotto in latino, va bene? Forma mentis, mindset, forma mentis, giustamente, ho fatto benissimo, d'accordo? Allora, questo qui c'è un video che dura 15 minuti, ci sono i sottotitoli in italiano, se avete tempo guardatele, il video si intitola The Power of Yet, il potere di non ancora, cioè spiega Carol Dweck come molte volte gli studenti dobbiamo dire non ancora, non ci sei ancora arrivato, abbi pazienza, persevera e ci arriverai. Ecco, questo vuol dire il trasmettere questo mindset verso la crescita, orientato alla crescita, passa anche con messaggi verbali molto semplici, come dice Carol Dweck. Sostanzialmente, poi è tutto uno studio, tra tutto quello che dice Carol Dweck è tutto basato su ricerche, d'accordo? Non è come dire una studiosa che ha sensazioni, tutto quello che lei dice è basato su ricerche che sono state fatte. Per esempio, hanno contrapposto la mentalità fissa, mentalità fixed mindset, con la mentalità di crescita, growth. Lei fa un po' una dicotomia, un po' estremizzando. E gli studi che lei ha fatto dimostrano com'è che i bambini prendono questa mentalità, hanno una mentalità fissa. Poi, se voi andate, gli esperti vi dicono una concezione entitativa dell'intelligenza, l'intelligenza come un'entità, come un QI, no? Come si fa ai studenti di DSA, gli fanno l'esame del QI, come se la loro intelligenza fosse fissa. Allora, lo studente di DSA magari ha un QI sopra più di 100. Come se fosse una cosa fissa. In realtà l'intelligenza si apprende, come ha spiegato anche Howard Gardner. L'intelligenza è qualcosa che può crescere, può svilupparsi, proprio a livello di neuroscienze, di neuroni, di massa cerebrale. Infatti Carol Dweck dice, spiegate ai bambini come il nostro cervello è un muscolo che si allena. Ci sono le sinapsi neuroniche che se più usiamo il cervello, più il cervello si sviluppa. Non è fisso, non è qualcosa di fisso. Quindi bisogna far capire queste cose. E la domanda che sono fatte lei e una sua collega, ma da dove la prendono queste mentalità i bambini? Perché non è che nascono con queste cose. Hanno fatto uno studio, hanno detto, i genitori, non è colpa solo dei genitori, è una cosa più complessa, perché succede ai genitori che sono dinamici, hanno mentalità di crescita, però ci sono bambini con la mentalità fissa. E hanno visto, e qua vi invito a questo, vedete nella slide 28, voi dovreste stampare, scaricarvelo, stamparlo e darlo ai genitori. Questo io l'ho tradotto da un sito, Mindset Works, è una mia traduzione, vedete. Qui sono
consigli da dare ai genitori, perché hanno visto come i genitori possono fare dei danni se dicono ai bambini certe cose. E qua ci sono alcuni esempi di frasi che bisogna evitare a tutti i costi di dire ai bambini. D'accordo? Perché se un bambino ha una mentalità fissa, le sfide le evita, perché dice: se quella sfida è troppo difficile, mi sembra troppo difficile, no, 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 non ci provo, perché poi sennò viene messa in discussione l'idea che ho di me stesso. Quindi se l'insegnante, il genitore dice al bambino: sei un genio, stai elogiando la sua intelligenza, appena c'è una verifica più difficile, il bambino la evita perché ha paura che se va male, allora non è vero che sono un genio. D'accordo? Quindi, per esempio, quando c'è di mezzo lo sforzo, la fatica, i bambini in mentalità fissa evitano la fatica perché poi fanno fatica. Dico, come? Ma se sto facendo così fatica, allora non è vero che sono un genio. Quindi ci sono qua, questo potete scaricarlo, stamparlo e consegnarlo ai genitori dei vostri bambini. Evitate con i vostri figli di dire queste cose. D'accordo? Perché potete ragionare anche, penso anche ai miei figli, chiaramente, perché poi queste mentalità crescono grazie ai messaggi che gli adulti danno ai bambini. Non solo, non c'è solo quello che gli adulti fanno, perché è una questione complessa. È un articolo questo articolo che hanno pubblicato nel 2017 dice, ancora non è tutto chiaro. Com'è che succede che un bambino sviluppa una mentalità di un tipo piuttosto che una mentalità dell'altro? Bisogna ancora fare ricerche, siamo nel 2017. Ok? Qua io vi ho tradotto anche questa grafica, anche qua la potete scaricare e stampare. Se vi interessa, ci sono delle questioni molto molto interessanti. Per esempio, il discorso dell'invidia. Invidiare i compagni, oppure accettare o meno le critiche che fanno gli adulti, i genitori, eccetera. Tutto questo non è così, non è questione di carattere, d'accordo? Carol Dweck nei suoi studi ha detto: no, qui è una mentalità, un mindset che si costruisce passo dopo passo, dopo messaggio, feedback dopo feedback. Magari sono feedback inconsci, inconsapevoli che danno i genitori e gli insegnanti, che non si rendono conto. D'accordo? Per esempio, elogiare l'intelligenza è sbagliato, bisogna elogiare lo sforzo. Quindi, se uno studente va bene, dire: hai visto come ti sei impegnato e guarda perché la verifica è andata bene, perché veramente ti sei impegnato molto. Non tipo, ecco, è andata bene la verifica perché tu sei veramente intelligente. Vedi, questa verifica dimostra quanto sei intelligente. No, non bisogna elogiare l'intelligenza, ma valorizzare lo sforzo e l'impegno e rinforzare, dare questo messaggio di rinforzo. Hai visto come, grazie al tuo impegno, d'accordo? Sì, infatti qua Carmela dice il doppio linguaggio degli adulti, assolutamente, che dicono una cosa però non pensano che in realtà c'è un altro messaggio. E quindi esattamente questo. Quindi sono delle concezioni, però, sono delle concezioni che magari negli adulti sono radicate. Non lo so, io non ho fatto nessuna indagine come quelle di Carol Dweck, ma non so quanti genitori pensano così. L'intelligenza è statica, ci sono i ragazzi plus dotati. E i ragazzi invece meno dotati, eccetera, e quindi quello sono e quello restano. Ho seguito anche un webinar sulla plus dotazione, devo dire, il titolo mi sembrava accattivante, una scuola che educa i talenti, non mi ricordo il nome della professoressa dell'università di Pavia, però il discorso che faceva anche per gli alunni plus dotati, soprattutto nella scuola primaria, è che anche loro comunque perdono la plus dotazione si perde. Se non viene coltivata, infatti, quello che fanno all'Università di Pavia è dedicare, dicono, bisogna, siccome dedichiamo attenzione agli alunni più deboli, DSA, BES, eccetera, dobbiamo dedicare anche attenzione ai più studiati, perché nella curva gaussiana, nella distribuzione delle qualità degli studenti, ci sono tanti alunni fragili quanto alunni plus dotati. E quindi perché consideriamo solo e sempre gli alunni bisognosi di sostegno.
Quindi questo è, e tra l'altro vedete come poi tutto questo fa sì che alla fine, quando si è grandi, si ha una visione deterministica del mondo. Le cose sono così e non si possono cambiare. Cioè, poi la grafica, che questa è una grafica piuttosto famosa, se voi su Google cercate Growth Mindset, la trovate in inglese, quindi io l'ho tradotta semplicemente. Comunque vedete come ci sono delle conseguenze nel lungo periodo. Quando i bambini, okay, ma nel lungo periodo, ok? Quindi cercare di spingere i bambini, gli studenti verso la mentalità di crescita vuol dire poi anche, diciamo così, vedete, qui dice un senso più grande di volontà libera, di essere liberi di fare le proprie scelte, d'accordo? Dice Carmela che anche alcuni oggi plus dotati ci sono, sono BES, sì. È vero, che sono loro dei bisogni educativi speciali. Sì, e finalmente, grazie a queste ricerche, così questo discorso sta passando, che anche quindi ai alunni plus dotati va riservata un'attenzione particolare, perché il loro talento va guidato. Ecco, poi qua ho trovato un'altra grafica che ho provato a tradurre, ecco, come si fa a incoraggiare? Qualche piccolo consiglio da Carol Dweck, no? Mi dice proprio, quando risolvi qualche problema, il tuo cervello cresce, il tuo cervello matematico cresce, d'accordo? E poi dice, se tu pensi di non essere un matematico, aggiungi la parola ancora. Qui penso a mio figlio, che fa quinta primaria, non sono bravo in scienze perché è andata male una verifica. No, non sei ancora bravo, cioè, con l'impegno ce la farai, d'accordo? Però questa immagine, va male la verifica, quindi io in scienze ho preso un voto basso l'anno scorso e quindi non sono bravo. No, devi impegnarti e fare più impegno, d'accordo? E qui Carol Dweck ha messo la matematica, perché voi sapete, la matematica è sempre un punto delicato, no? La matematica. E mette in crisi gli studenti in tutto il mondo, d'accordo? Allora, poi ho trovato un'altra grafica che ho trovato e mi è piaciuta, quindi questo potrebbe essere una cosa che, se volete, la potete stampare e mettere in classe. 10, il pensiero su insegnare, lo chiamano il self-talk, il dialogo con se stessi, quindi insegnare ai bambini, agli studenti a pensare su se stessi in questa prospettiva. No, cioè non dovete dire non sono bravo in matematica, ma dovete dire che cosa mi manca. Non dovete dire invece sono bravissimo in quello, no, devi dire sono sulla strada giusta, perché comunque nessuno mai è arrivato. Quindi anche questa che trovate nella slide 31, io ve l'ho tradotta, se cliccate, la scaricate, la potete stampare, se volete metterla in classe e discutere con i vostri studenti. No, penso che io parlo di scuola primaria, ma va benissimo, anche se penso alla scuola superiore non ci starebbe male, ovviamente all'inizio dell'anno magari. Quindi, per esempio, prima Giulia diceva, ma cosa posso fare adesso? E allora adesso, perché non ragioniamo, riflettiamo sugli studenti? Perché magari capita così, parlando con gli studenti, è andata male la verifica, è un disastro, adesso non so, mi boccerà, eccetera. E perché non cerchiamo di allenare gli studenti a pensare, d'accordo? Scusi, Vai. entro e finisco. È un po' la metacognizione che a volte manca, perché i ragazzi, secondo me, non sono allenati, non sono mai stati allenati a ragionare sul processo, su cosa manca loro, ma sono allenati solo a studiare a compartimenti. Cioè, almeno mi dispiace dirlo, però tante volte ho la sensazione che studino per la valutazione fine, e quindi non è il processo. Finisco. No, ha ragione Giulia, grazie dell'intervento, è vero, ma io le dico, vale per gli studenti di liceo, ma vale per per mio figlio, vale così, quinta primaria, la stessa cosa, eh? Ma non è colpa di mio figlio nel caso, è perché se le cose vengono impostate in un certo modo, poi la conseguenza è quella che dice lei adesso. Quindi sì, è metacognizione, dialogo con se stessi è metacognizione, d'accordo? Poi, Carol Dweck, questo discorso della metacognizione non interessa. Lei, la metacognizione è un pensare su se stessi, sì, ok, su che cosa? Su come vedi la crescita, come vedi tu la tua intelligenza. Quindi è una metacognizione
ciascuno sulla sua intelligenza. Quindi questo può essere un materiale che io ve l'ho messo proprio, l'ho tradotto proprio con lo spirito di darvi delle cose che vi possono servire. Che bella alla fine. Il piano A non ha funzionato, dice, quindi boh, non ci provo più, fallito. E invece chiama il ragazzo, il bambino, dice, ma per fortuna ci sono ancora 25 lettere, ho ancora 25 possibilità. Ecco, qua arriviamo a un'altra grafica, questa ve l'ho tradotta anche io qua, potete anche scaricarla. Di un'altra pubblicazione del 2008, è una cosa che si trova molto. Cosa vuol dire concretamente mentalità di crescita? Qui dice: la mentalità di crescita vuol dire far sì che gli studenti siano stimolati a uscire dalla zona comfort, quella zona in cui ti senti tranquillo perché sai quelle cose riesci a farle bene, che non hai problemi. Che vai tranquillo, quindi non hai problemi, magari il professore spiega, tu prendi appunti, studi, ti prendi un bel voto. Farli uscire dalla zona comfort per andare nella zona di crescita. D'accordo? Faccio un esempio. E mi ricordo tanti anni fa, quando ho iniziato col cooperative learning, e diceva, alle superiori, non so, un insegnante di liceo classico diceva, ma il classico è dura fare l'apprendimento cooperativo perché gli studenti si rifiutano. Perché poi facendo lavori di gruppo non hanno più la garanzia di avere i bei voti a cui loro sono abituati. Gli studenti, molti, sono diventati bravi a ascoltare la lezione, prendere punti, fare i compiti, studiare e fare una buona performance e prendersi un buon voto. Fine. Ma se tu gli chiedi di fare qualcosa di diverso, come lavorare in un gruppo, qui l'insegnante era tra l'altro di un liceo prestigioso di Torino, D'Azeglio, se ricordo bene, quindi si parla di anni fa, gli studenti vanno in crisi, d'accordo? Perché dici facciamo un lavoro di gruppo? Perché dobbiamo fare un lavoro di gruppo? Perché lavoro di gruppo vuol dire che tu esci dalla tua zona comfort, perché non controlli più tutto tu, perché se sei in un gruppo dipendi, c'è un'interdipendenza positiva, quindi dipendi dagli altri e questo può creare paura. E poi se quell'altro non lavora, se il mio compagno non lavora, d'accordo? Allora, adesso a parte il discorso sull'apprendimento cooperativo, però il discorso che in questa zona comfort farli uscire, io trovo questa difficoltà c'è sempre con gli studenti, ogni volta che propone una cosa un po' troppo diversa ci vuole un po', e io ho visto come studenti, a chiedere di uscire da questa zona in cui si sentono più sicuri, d'accordo? Tant'è vero che la mia esperienza, se tu intervieni in una classe quarta superiore che non ha mai fatto apprendimento cooperativo e ci provi, io ho visto che il fallimento è garantito. Perché ormai gli studenti si sono talmente adeguati alla loro zona comfort, non hanno problemi a seguire la lezione, ascoltarti mentre parli oppure non ascoltarti, puoi recuperare gli appunti da qualcun altro e farsi interrogare, fare una verifica scritta, eccetera. Ma se gli chiedi di fare qualcosa di diverso, vanno in crisi. Però questo è il dinamismo della crescita, d'accordo? E questo è il problema. Come dice anche Giulia, non è colpa dei ragazzi, sono d'accordo. Bene, allora, se si parla di... Però adesso non vorrei... scusate, il dinamismo della crescita, bisognerebbe innescare questo dinamismo della crescita personale. È uno strumento che serve a questo scopo, è esattamente il portfolio. Perché il portfolio... serve a dire a uno studente, proprio per evitare quello che diceva Giulia prima, guarda il percorso che hai fatto quest'anno, quindi può essere o nel primo quadrimestre. Allora, devi fare un portfolio, cioè devi raccogliere i lavori del primo quadrimestre. Questo si può fare anche nella scuola dell'infanzia, si può benissimo fare un portfolio dei lavori fatti, dei lavoretti fatti. Io, i miei figli alla scuola dell'infanzia erano le maestre che facevano, credo, dei bellissimi quaderni con tutti i lavoretti. Se io abituo i bambini a dire adesso prendiamo i lavoretti, li scegliamo e li mettiamo in ordine. Si può fare un portfolio già con i lavoretti, semplicemente una cartellina con le buste crystal, diciamo, no? E si può poi andare avanti, mettere in ordine ai lavori fatti, ai lavori svolti, ordinarli. Metterli in ordine, guardare e scegliere, dire ma allora questo lavoro è stato molto bello, mettiamo questo, quest'altro no, e ragionare con loro sui criteri di scelta. Il portfolio ha questo obiettivo, questo circuito virtuoso.
Questo io, vedete, è una cosa che avevo già messo già nel 2011, un articolo che avevo messo in un capitolo di un libro che avevamo fatto col Cese, con i colleghi del Ceseli, avevo già messo questo. Il punto centrale è assumersi la responsabilità del proprio apprendimento. Questo è l'obiettivo del portfolio, d'accordo? Non so se qualcuno di voi si ricorda, ma quando c'era stato il ministro Moratti, l'errore clamoroso fatto sul portfolio era stato quello nel 2004-2005 di volerlo scaricare come una cosa che devono fare i docenti nella scuola primaria. L'idea del ministero era che i docenti della primaria si mettessero lì alla fine dell'anno a fare il portfolio degli studenti. C'è stata una ribellione, d'accordo? Ma perché in realtà, a parte il carico di lavoro, è il discorso che a cosa serve fare noi il portfolio? Devono essere i ragazzi a farlo, d'accordo? Qua però non vorrei essere andato troppo avanti. Sì. Allora, a questo punto, prima di andare avanti, vorrei vedere se avete, se c'è qualcuno di voi che ha piacere di fare qualche intervento, di dire la sua. Ah, ecco, adesso vedo, scusate, vedo Erika Bertoluso. Bertolò, giusto. Allora, magari se la trovo, facciamo come ho fatto con Giulia. Do la parola a Erika, prima la devo trovare, adesso un attimo che provo a cercarla, e poi la devo abilitare. Non è la cosa più veloce. Eccola qua. Allora, Erika, se c'è, l'ho abilitata come Giulia, se vuole dire a voce quello che ha scritto in chat, perché magari riesce a esprimere meglio quanto ha scritto in chat, visto che è una cosa molto lunga. Buonasera. Va bene, buonasera, mi sentite? Sì, la sentiamo, non la Ok. vediamo, ma la sentiamo. Bene, intanto la ringrazio per questa lezione che mi stava particolarmente a cuore perché durante questa DAD incontro difficoltà proprio nella valutazione, in particolare degli alunni BES di SA, però non solo, cioè vedo proprio i ragazzi demotivati, la percezione di questa scuola trasferita in toto su uno schermo a loro risulta quasi una bastonata. Mi dicono, no? Il voto arriva improvviso come un fulmine a ciel sereno e noi non abbiamo neanche il tempo e i mezzi per poter, diciamo, spiegare a volte la valutazione. Io insegno italiano, quindi anche già soltanto la correzione di un tema che prima facevo a voce in classe, magari anche portando da parte alcuni alunni, appunto di SA e BES, discutendo con loro, gli errori e quant'altro, è impossibile farlo in 40 minuti, per cui mancano proprio gli spazi di confronto, di condivisione, anche di spiegazione di questo voto che anche i genitori a volte dicono arriva proprio dall'alto come una spada di Damocle. Quindi capisco l'ansia di cui parlava prima, l'ansia da prestazione, la paura proprio del non lavorare in un contesto di condivisione e anche volendo di gruppo. Grazie. Lei Erika, in che scuola insegna? In che ordine di scuola? Il In un liceo artistico, nel biennio. biennio del liceo artistico. Ecco, sì, assolutamente. Il voto, però ci sono delle difficoltà, è vero. Però, ad esempio, non so lei come riuscisse, però quando, almeno io, che faccio in italiano, quando restituivo i compiti corretti in classe con tutte le mie scarabocchi. Poi comunque il tempo mi mancava anche lì, non riuscivo a commentarli tutti adeguatamente. Avevo difficoltà pure in presenza e molte volte molti ragazzi prendevano il tempo, mi davano anche fastidio perché io ci mettevo molto a correggere, no? E poi dopo guardavano il voto e via. Infatti. Quindi in realtà è vero che la DAD complica le cose, però se il voto cade dall'alto, le uso questa espressione efficace, il voto cade dall'alto vuol dire che i ragazzi non conoscono i criteri di valutazione. Adesso non dico nel caso suo, ma sto parlando in generale. Nel senso, mi arriva un voto, ma non so il professore come mi valuta, quindi boh, incrociamo le dita. Quindi vuol dire che
Lei dice una scuola senza voti. Sì, è vero, come diceva Susan Brocard. Sì, sarebbe bella una scuola senza voti. In una slide poi più avanti ho messo, però non bisogna neanche trattare il voto come il lupo cattivo, chi ha paura del lupo, attenti al lupo, insomma. Perché il voto è vero, che cala come una mannaia, però allora, il voto deve essere inserito dentro una progettazione, sostanzialmente. Deve essere il discorso di come io progetto l'attività di apprendimento. Poi, se faccio un'attività, poi la devo valutare. Dove valutare, inteso, le devo dare valore, valorizzare. Perché magari i ragazzi ci hanno messo un sacco di energie, hanno fatto un sacco di cose. Ad esempio, facendo diversi incontri sull'educazione civica, sentivo molti docenti di tutti gli ordini che erano entusiasti dei lavori fatti per l'educazione civica dagli studenti, che ci hanno messo un entusiasmo straordinario. Qua adesso non so, ma ho visto che mi sembra che ci sia una collega che mi ha già seguito altre volte, con cui ci siamo già confrontati, che mi sembra sia Maura, e lei mi raccontava, proprio Maura che è qua presente, una cosa che ha fatto lei con un entusiasmo da parte sua e dei suoi, sì, che c'è, vedo anche Maura presente, quindi do la parola anche a Maura. Quindi è vero che c'è questo rischio, però è anche vero che con l'educazione civica è più facile perché non essendoci tutto da inventare, quindi uno non ha tanti paletti. Con le materie tradizionali è un po' più difficile. Però se il voto cala dall'alto è perché sono io docente che lo voglio far calare dall'alto. Cioè, adesso non dico lei Erika, ma in generale sono come io gestisco la valutazione, perché se i criteri non sono noti, di valutazione, non sono conosciuti, o sono comunicati alla fine, d'accordo? Allora cala dall'alto. Adesso, vabbè, non c'è, però che mia figlia non mi senta, ma l'altro giorno era mortificata perché ha preso un'insufficienza di una materia, però lei non se l'aspettava, è stata valutata, è davvero caduto dall'alto questo voto. Poi è vero che può recuperare, però intanto è arrivato, come diceva lei, dall'alto, ma lì è discorso, perché bisognava che i criteri fossero comunicati chiaramente. Se mia figlia l'avesse saputi, si sarebbe adeguata. Quindi, vedo che Maura non ha voglia, però va bene, non importa se non se la sente. D'accordo. Però, allora, se la valutazione vuole essere gestita in questo modo, perché vuole essere gestita in questo modo, guardi, io mi ricordo ancora il primo corso che ho fatto sull'apprendimento cooperativo al gruppo Avele, me lo ricordo come se fosse ieri, una collega che diceva: io quando inizio l'anno inizio subito a sparare una bella raffica di insufficiente, così gli studenti si situano, capiscono esattamente, quindi un po' di quattro e gli studenti si situano. Quindi ci sono docenti che usano un po' la valutazione così. Però non è la prospettiva in cui dobbiamo ragionare, perché allora non c'entra la DAD, d'accordo? Perché se io dico ai ragazzi: questi sono i criteri di valutazione, io vi correggo la verifica in base a questi criteri, poi voi non li guardate, la rubrica di valutazione voi non la guardate. E vabbè ragazzi, però io che ci posso fare? Io i criteri ve li ho detti, ve li ho comunicati, la rubrica ve l'ho data, la uso e vi do anche la verifica insieme con la rubrica, con i giudizi, poi se non li guardate però è così. Quindi anche questo, sulla chiarezza, sui criteri è importante. È una questione di valori. C'è un discorso, si parla tanto di educazione civica, poi so, i colleghi nei corsi mi chiedono: come facciamo a valutare l'educazione civica? Non è come facciamo a dare i voti, ma in che modo diamo i voti? Perché si può dare una. Questo lo dice Philippe Renaud. Gli insegnanti possono essere loro i primi bulli, perché quello che lei ha detto prima è bullismo, diciamo così. Questo lo dice Philippe Perrenoud, il ricercatore ginevrino, non sono io, d'accordo? Perché lui dice: ti do 5, zitto, perché io sono un professore. Allora, si può gestire la valutazione in questo modo, però allora è meglio non avere i voti perché si fanno i danni, come dice lei. Però se io la gestisco in maniera trasparente, dico: allora, voi dovrete fare, perché questo è il discorso della progettazione a ritroso, che è un altro argomento fondamentale. Ti dice, e tra l'altro la progettazione a ritroso, visto che lei
siamo entrati nel discorso e sentivo la professoressa Nigris lo scorso 9 marzo fare tutti i suoi ragionamenti, ho detto questo, la professoressa Nigris sta usando la stessa terminologia, gli stessi ragionamenti che fanno Wiggins e Metrai nella progettazione a ritroso. Sta ragionando, non li ha citati, però sta dicendo le stesse cose. Quindi io devo dire, allora ragazzi, questo è il mio obiettivo di apprendimento, ok? Questo nella primaria devono individuare l'obiettivo, non basta dire adesso facciamo una verifica di scienze sull'apparato respiratorio, no, non basta dire questo non è un obiettivo. Io devo dire ai ragazzi e bambini l'obiettivo, voi dovete conoscere e ripetere, sapere. Saper ripetere, spiegare a parole vostre il funzionamento dell'apparato dirigente. Questo è un obiettivo, come hanno spiegato. Un contenuto è un verbo che indica un'azione cognitiva. D'accordo? Questa cosa che hanno detto per la scuola primaria non è una novità, questo è Benjamin Bloom, va bene? È il libro cioè, la tassonomia degli obiettivi conosciuti. Un contenuto è un verbo. Quindi non posso dire agli studenti, allora ragazzi, la settimana prossima facciamo una verifica su Dante, studiate da pagina 10 a pagina 100. Ma dov'è l'obiettivo? Non c'è l'obiettivo. Studiate, cosa vuol dire studiate? Cioè, memorizzate tutto. Io devo comunicare gli obiettivi. Voi ragazzi dovete studiare le cose essenziali. Devo definire l'obiettivo e la verifica deve essere coerente con l'obiettivo. D'accordo? Non basta dire studiate, perché c'è la verifica. No, allora si fa un ragionamento che i ragazzi ci lamentiamo e non si studia per il voto, ma se siamo noi a dire, ragazzi, la settimana prossima c'è la verifica, dovete studiare le pagine 10 e pagina 100, siamo noi che li mettiamo sulla cattiva strada. D'accordo? Quindi vanno definiti gli obiettivi. Wiggins e Metrai, il compito autentico lo devi dire subito. Guardate, ragazzi, alla fine dell'unità, voi tra 2 o 3 settimane, voi dovrete fare questo compito autentico. E glielo dico, può essere un cartellone della presentazione. E lo valuterò con questi criteri. Prima del compito di questo compito, però, sarà necessario che io verifichi che voi abbiate memorizzato e capito alcune cose essenziali. Quindi faremo prima del compito una verifica di tipo tradizionale, e lì dovrete semplicemente abbiate pazienza, ma studiare alcuni concetti dovete memorizzarli, no? Magari se insegno le lingue, posso dire sì, facciamo una conversazione, va bene, sì, però prima magari facciamo una verifica sulla grammatica e sul lessico. Benissimo. Allora, bisogna comunicare gli obiettivi, i criteri di valutazione, d'accordo? Se l'obiettivo è ben definito, può anche non essere necessario stabilire la rubrica, perché se io dico, ok, c'è l'apparato digerente da studiare, cosa deve fare? Deve saper ripetere, se io metto raccontare, spiegare con parole proprie il funzionamento dell'apparato dirigente. Questo sintagma con parole proprie vuol dire che allora io prendo mio figlio e dico: senti, Nicolò, qui dobbiamo, non devi ripetere a memoria quello che c'è sul libro. D'accordo? Devi dirlo con parole tue, ma non posso deciderlo io, deve essere la maestra che glielo dice. L'obiettivo di questa verifica è questo, quindi che voi rielaboriate con parole vostre. Quindi è un obiettivo di tipo, se vuole, lessicale, oltre che contenutistico. Quindi la chiarezza espositiva e la capacità di esporre. Quindi il voto cala dall'alto se io voglio farlo calare dall'alto. Perché magari? Perché magari spiego, poi dico: cavolo, è già passato un mese, non ho ancora un voto, facciamo una verifica. Dalla settimana prossima facciamo una verifica. Studiate a pagina 10 e pagina 20. E questo poi ne parleremo meglio, però è, diciamo, come qualcuno ha scritto. E non è colpa, come ha scritto Giulia, non dipende dai ragazzi, cioè loro si adeguano, ecco, loro si adeguano. Bene, grazie Erika. Poi se c'è qualcuno che ha piacere di intervenire, non so Grazie a lei. se Maura vuole intervenire, però se non ha voglia, non la voglio forzare. Le ho dato la parola, ma non la voglio costringere. Però so che appunto lei mi ha raccontato un'altra volta, un'altra circostanza, i lavori che ha fatto di educazione civica. E i suoi studenti hanno lavorato con grande entusiasmo. Dunque, non vedo altri interventi. Allora, quasi quasi, in attesa che magari qualcuno
mi segnali se ha piacere di intervenire. Vorrei solo, ecco, il discorso che vi facevo sulla mentalità di crescita è questo. Perché sì, i webinar della professoressa che hanno fatto il ministero, la professoressa Nigris, sostanzialmente dovendo spiegare perché abbiamo, cioè il ministero e il comitato tecnico scientifico che ha elaborato l'ordinanza, che sta facendo la formazione anche a livello regionale. Perché abbiamo cambiato la valutazione nella scuola primaria? Perché adesso basta con i voti, d'accordo? Perché è il motivo principale che è stato addotto non solo dalla professoressa Nigris, ma anche dalle sue collaboratrici, collaboratori e collaboratrici, è perché la valutazione tradizionale, la pagella tradizionale, che è un elenco di voti, alla fine non dice che cosa un bambino deve ancora migliorare, su che cosa ancora un bambino può migliorare. Non lo dice perché tu hai italiano 9, scienze 8, eccetera, i voti 10, però non sai cosa vuol dire, che cosa c'è dietro quel voto. Quindi hanno deciso che facendo il giudizio, quindi dicendo io ti dico che sei a un livello intermedio, vuol dire che c'è ancora qualcosa che puoi migliorare. E facendo il giudizio e il documento di valutazione in maniera appropriata, il bambino può vedere dove migliorare, d'accordo? Non è così automatico, è una cosa che posso dire, non è così semplice. Quindi, avere presente tutte le ricerche di Carol Dweck vuol dire, attenzione, e questo lo dico, la questione dell'ombrello, no? Attenzione, non è che con una pagella, un documento di valutazione intermedio o finale, io risolvo la questione di questo growth mindset, perché questa cosa qua della mentalità di crescita è una cosa molto complessa. Non basta una bella pagella fatta tutta diversa. Ecco, boh, adesso facciamo la pagella così e siamo a posto. Abbiamo risolto la questione della mentalità di inculcare una mentalità di crescita negli studenti, perché di sicuro i bambini sono disorientati e di tutto da vedere che capiscano su cosa devono migliorarsi e sforzare e sforzarsi. Se non ci sono gli insegnanti, le maestre, e questo vale anche per le superiori, che lo fanno osservare loro. Quindi adesso parlavamo con Erika di temi italiano, quindi dire a uno studente di liceo o di scuola secondaria di primo grado o anche della primaria, se fanno qualche piccola composizione scritta, dire guarda, qua su questo devi ancora migliorare, non ci siamo ancora, così come dice Carol Dweck. Quindi queste grafiche, che sono molto efficaci come impatto visivo, dicono attenzione, la mentalità di crescita non la educo facendo una bella pagella che poi diventa, magari fa anche un po' girare la testa agli studenti, i genitori magari non capiscono, non la educo solo con una pagella, bisogna che dietro ci sia tutto un approccio differente, anche a livello proprio di espressioni, come vedete qua, anche a livello di espressioni, di cose che si dicono, di attenzione che bisogna fare agli studenti, come porsi con loro, eccetera. Ad esempio, dare dei feedback. Vabbè, quando i feedback sono positivi e si tratta di dire bravo, bravo, ok, ma quando devi dire no, i feedback negativi non è così facile. Perché chi insegna primario lo sa meglio, molto meglio di me, i bambini magari possono andare in crisi perché vai a toccare chissà quale fragilità. D'accordo? Quindi il discorso della crescita, di inculcare una mentalità orientata alla crescita, non è un automatismo che scatta se io cambio la pagella e non do più i voti, non do più i numeri, ma metto solo dei giudizi. Allora, se non metto più 9, ma metto avanzato, ho risolto la questione. Dico, vabbè, no, bravo al mio alunno, dico bravo, hai fatto un bellissimo compito, avanzato. Così lui capisce che deve crescere. No, non è questo è il discorso. Non basta una pagella, sostanzialmente, questo è il concetto essenziale. Diciamo così, è questo, in questo senso è l'ombrello, dire no, momento, professoressa Nigris, siamo d'accordo che è importante valutare per l'apprendimento e non valutare solo l'apprendimento, i risultati dell'apprendimento, siamo d'accordo.
Però siamo anche d'accordo che, come dice la ricerca, non basta una bella pagella ristrutturata e ripensata. Il discorso va molto più in profondità, d'accordo? Va molto più in profondità e si vanno a toccare dei punti molto delicati che tirano in ballo i genitori. Questo deve essere detto chiaro, soprattutto nella scuola primaria, ma anche nella secondaria di primo grado e anche nella secondaria di secondo grado, assolutamente. Quindi molte volte, io ormai sulla base dell'esperienza, quando ho degli studenti, prendo una prima, dico che comincio a conoscere gli studenti, poi dopo, quando conosco gli studenti, dico, ah, adesso capisco tante cose. Conosci il ragazzo, conosci i genitori e riesci a inquadrare meglio la situazione. Quindi, e questo lo sapete meglio di me, quindi il discorso della mentalità di crescita non può essere così banalmente ridotto, ripeto ancora una volta, a una pagella. Allora, ecco, diceva, allora, visto che Erika mi ha fatto questo intervento sui voti che calano dall'alto, vediamo se riesco. Allora, ritorno alla mia presentazione, ve la rimetto un attimo. Poi voi intervenite, io vi vedo in chat e poi vi do la parola senza difficoltà come abbiamo fatto con Erika e Giulia. Allora, dicevo. Qua nella presentazione vedete questo esagono viola con il volto di Grant Wiggins, no? Okay? Che è uno studioso che è mancato nel 2015. Lui sono molto riconoscente perché il suo metodo mi ha cambiato un po' la vita. Allora, se noi andiamo a vedere, io ho messo però, vedete, non ho messo progettazione a ritrovo, ho messo progettazione didattica. Cioè, sostanzialmente, la nuova valutazione, sia come la vuole la professoressa Nigris, sia come la vuole il rapporto del professor Bianchi, richiede di progettare in maniera diversa, onde evitare quello che diceva Erika, che il voto caschi dall'alto. Perché se il voto viene percepito come una mannaia che ti becchi, aiuto, allora c'è un difetto di progettazione. D'accordo? E se si parla di progettazione, questi sono i due volumi, due volumi di riferimento che sono tra l'altro del 2004, diciamo così, non è che siamo proprio una cosa nuova, sono del 2004, quindi pur essendo dei volumi vecchi, però ancora. Quello che loro dicono non è stato ancora metabolizzato a livello più ampio e più diffuso della scuola italiana, d'accordo? Quindi, in questo sistema di progettazione che loro propongono, la progettazione a ritroso vuol dire perché loro dicono devi cominciare dalla fine, cioè quello che diceva, dalla verifica. Quindi comincia, tu devi fare un'unità di apprendimento. Ok. L'argomento, benissimo, può essere, possono essere le verdure, può essere l'acqua, può essere la Costituzione, può essere la Rivoluzione francese, quello che vuoi. Allora, prima devi ragionare sui contenuti essenziali che tu vorresti insegnare, cioè sulle cose importanti che vorresti che i tuoi studenti si ricordassero, che comprendessero bene. Quindi, prima comincia a ragionare. Come docente, dirà ok, c'è la Rivoluzione francese, c'è l'apparato digerente, c'è la fotosintesi, quello che il ciclo dell'acqua, quello che volete. Comincia a chiederti quali sono i nuclei essenziali. Dicendo, loro dicono: tutti gli insegnanti abbiamo questo problema, che abbiamo un sacco di contenuti e noi dobbiamo entrare nella prospettiva che dobbiamo fare delle rinunce, perché tutti i contenuti che noi vorremmo. Insegnare ai ragazzi non ci stiamo con i tempi, quindi dobbiamo fare delle scelte per forza. Quindi la prima cosa da fare è dire: ok, a cosa posso rinunciare del capitolo del libro di questo argomento? Ok, qua non come dire incominciare, non è che io incomincio a spiegare un capitolo, a lavorare, poi dopo un po' dico: cavolo, allora ragazzi, qua saltiamo perché non c'ho più tempo. No, devo decidere prima che cosa tagliare. Devo dire no, di questo argomento assolutamente questo, no, questo non posso rinunciare. Quindi io devo identificare i nuclei essenziali, d'accordo? E su quello vorrei che i ragazzi si ricordassero bene, magari per tutta la vita, questo concetto, d'accordo? Quindi prima devo fare chiarezza,
con me stesso, magari compilando questa scheda di lavoro 4-1. Allora comincio a ragionare, a dire che okay, tanto tutto non riesco a fare, dovrò fare delle cose da tagliare, però io l'ho imposto così, dico, le cose rosse sono obbligatorie, tutti devono fare, poi azzurro e verde, vediamo, magari non tutti, ma qualcuno, quelli più veloci, più interessati, allora comincio a distinguere, d'accordo? E poi fai una prima scelta sui nuclei essenziali. Se ne parla così tanto dei nuclei essenziali, soprattutto adesso che c'è l'esame conclusivo del secondo ciclo, la cosiddetta maturità, e i nuclei essenziali da quando è cambiata la maturità, che i docenti vanno in crisi nel colloquio, i nuclei essenziali, cosa sono? Chi li stabilisce? Deve essere il docente che li stabilisce. Non può arrivare una circolare ministeriale che dice allora i contenuti essenziali di italiano sono, eccetera. No, siamo noi a doverlo decidere, dato un argomento. Considerato gli studenti, considerati gli studenti, tutte le difficoltà, eccetera, che hanno, allora magari sono degli studenti di SA, BS, dico allora con loro va bene se fanno questo, eccetera. È qua che si fa la personalizzazione anche a livello dei nuclei essenziali, d'accordo? Si può fare una stratificazione, d'accordo? Quindi qui bisogna fare delle scelte, ma questo però è una cosa che facciamo noi, però all'inizio, non alla fine. Okay, non che io alla fine dico, cavolo, non ho più tempo, siamo arrivati a metà del capitolo, va bene, saltiamo. Va bene, ragazzi, non importa, facciamo la verifica solo sulla prima metà del capitolo perché non c'è più tempo. No, bisognerebbe deciderlo in anticipo questo. Poi, dopodiché, devo ragionare su quale verifica. Quale verifica devo fare? Se voglio che i miei studenti capiscano bene l'apparato dirigente, qual è il modo migliore per avere la prova che l'hanno capito? Ok? Se gli faccio un test a risposte aperte, in cui i miei studenti mi dicono, faccio una serie di domande. Tipo nozionistico, diciamo così, in cui i miei studenti devono scrivere, anzi, perché siccome non posso interrogare, allora faccio la verifica scritta. Allora, i miei studenti, anziché interrogazioni, faccio delle domandine, d'accordo? Allora, anziché quello, a beneficio di, scusate, interrompo per dire che Marco mi ha scritto, metto il link per scaricare le slide, forse se l'era perso il collega. Allora, devo pensare come un giudice, cioè devo dire, per valutare gli studenti su questi contenuti, che cosa è meglio fare? Un compito di realtà? Magari non è possibile. Non è che sempre si possono fare compiti autentici, una verifica su Google Moduli? Che tipo di comprensione posso avere se chiedo agli studenti? Faccio una verifica di storia in cui faccio quando è stata la Rivoluzione francese 1789, 79, 99. Non è proprio una comprensione significativa. Allora, devo ragionare sulla verifica più adatta per misurare il fatto che l'obiettivo sia stato raggiunto per ragionare come vuole la professoressa Nigris. Questo lo dice anche la professoressa Nigris. Guardate, vi ho messo anche in una slide. Qua, vedete, nella slide 125, se voi cliccate, si apre il webinar del 9 marzo nel punto in cui la professoressa Nigris dice queste cose. D'accordo? Quindi, qua nella slide 132 si apre il video esattamente nel punto in cui la professoressa Nigris dice queste cose che io sto provando a dire. Cioè, pensare come un giudice. Per usare questa espressione, non è felicissima perché giudice dà proprio l'impressione un po' così, di una cosa un po' severa. Se io dico a un insegnante, vi dicessi, voi vi sentite i giudici dei vostri studenti? Ma no, ma per favore, no, grazie, anche no. No? Allora dice, scusate, interrompo, vedo sempre la chat, sennò poi me ne dimentico. Silvia Chiardi mi dice che non è riuscita ad accedere, non ha ricevuto i link. Allora, io li ho mandati, può essere un problema di casella di posta. Ok?
perché se vi siete iscritti con Sofia, Sofia ha una casella che magari non usate più, magari quella istruzione.it, oppure ci sono delle, io ho visto nelle mail, ci sono problemi con le mail delle vostre scuole, perché certe volte alcune mail non ricevono. Vi dico come con il Cisedi, abbiamo fatto una mailing list e siamo diventati matti perché a togliere le mail che ci rimbalzavano con account chiocciolaic.edu.it, tutte queste cose qua che non si capisce bene perché non arrivino. D'accordo? Quindi, nel caso della collega Silvia, piuttosto se mi scrive una mail, io cambio la mail e le mando i link. D'accordo? Per la prossima volta. Ogni incontro ha un link differente, la prossima volta ci sarà un link diverso. D'accordo? Allora, dicevo. Io devo pensare come un giudice, è quello che dice anche la professoressa Nigris. Cioè, se il mio obiettivo è questo, come faccio a... qual è lo strumento migliore per verificarlo? E allora ci devo pensare io. Se voglio che lo studente memorizzi alcuni termini, va bene, allora faccio una verifica normale. Ma se voglio che lo studente rifletta criticamente, allora devo pensare a un altro tipo di verifica. D'accordo? E qua con le tecnologie magari vengono delle idee, d'accordo? Dipende dal contenuto che devo verificare e dall'obiettivo cognitivo che io mi pongo su quel contenuto. Perché dicevo, dico di nuovo, non basta dire studiate, ma cosa vuol dire studiate? Studiate vuol dire tante cose differenti. Si può studiare per memorizzare e per ripetere, come si può studiare per sintetizzare, oppure per rielaborare. Per esprimere un io studio nel senso di esprimere un mio giudizio, una mia interpretazione. Quindi, prima di progettare, di iniziare, prima di partire, devo dire, ok, questa è la verifica adatta. E una cosa che diceva anche la professoressa Nigris, non basta su un obiettivo, non è detto che basti una verifica, una prova unica. Va bene? Anzi, molte volte su un obiettivo può essere necessario più prove di verifica, dipende dall'obiettivo, ma un obiettivo può richiedere più di una prova di verifica. Questo ci devo pensare io, ma guardate che l'obiettivo può anche essere, qua adesso prendo una scheda di mio figlio, un altro figlio che fa seconda, ve l'ho messa. Ho proprio fatto la foto alla sua scheda, eccola qua, nella slide 137. È una scheda che ha dato la maestra di mio figlio, seconda primaria, lo scorso weekend. L'obiettivo, vedete, messo lì in basso, leggere e comprendere un breve testo narrativo. Allora, lì, in questo caso, non ho bisogno di inventarmi nulla, perché su internet si trovano molti siti di prove di comprensione della lettura. Tra l'altro in seconda ci sono i provi invalsi, quindi va benissimo. Lo faccio anche nella prospettiva delle prove invalsi. Comunque è un obiettivo, non è una competenza, è un'abilità, e questo mi raccomando, è un'abilità, non è una competenza. Per allenare questa abilità non farò solo una, cioè la maestra non fa fare una scheda e basta, ne farà fare tante. D'accordo? Questa non era particolarmente complessa, ma ne ho trovate molto più complesse. D'accordo? Allora, dato l'obiettivo, come nel caso mio figlio, leggere e comprendere un breve testo narrativo, perfetto, che è un obiettivo standard, normale, allora non basta una verifica, ne farò 3, 4, 5. No? 4, 5, e allora lì che c'è il percorso e c'è la continuità di cui parla l'ordinanza, perché se faccio una verifica sola, che continuità c'è? Ma se io dico allora i bambini cominciamo con una, poi le facciamo naturalmente sempre più difficili, un po' più difficili, un poco per volta più difficili, d'accordo? E allora vedo, scusate, io interrompo, vedo Maria che mi dice, ecco, mi mandi la sua mail, che magari appunto io, se non avete ricevuto il link, problemi di mail possono essere. Allora, dicevo. Quindi anche su una cosa tranquillissima come una scheda di questo genere della scuola primaria, che fanno tutte le maestre arrivate in seconda,
Anche su questo posso costruire un percorso di apprendimento in cui dirò come maestro, dirò, faccio fare 1, 2, 3, 4, 10 di queste schede. Ogni scheda la valuto con una faccina, sorridente così, poi ho un altro sistema, se non diamo nessun voto, alla fine ci sarà la verifica. E vabbè, qui i criteri sono, non è che bisogna spiegare molto perché sono risposte giuste o sbagliate, una risposta è una verifica a risposte chiuse, per cui non è che c'è molto da scegliere, d'accordo? Che è la tipologia della verifica. Quindi, in questo caso, non c'è un obiettivo di apprendimento significativo, di apprendimento profondo, perché sto allenando semplicemente un'abilità. Sto allenando un'abilità, queste verifiche sono finalizzate a allenare, potenziare una abilità cognitiva che è leggere e comprendere questo testo. Non è che i bambini debbano fare delle riflessioni sulle favole, sulle storielle, sulla morale, sul significato, non devono fare questo, non è questo che viene chiesto loro, ma semplicemente di leggere e comprendere. Però se io voglio che aggiungere per esempio, leggere, comprendere e riflettere sul significato, io volessi personalizzare l'obiettivo e voglio dire, no, io vorrei che i miei bambini leggere, comprendere e riflettere sul significato di un breve testo narrativo. Allora faccio un obiettivo personalizzato, cioè nel senso che me lo invento io e aggiungo anche un obiettivo di, se volete, di comprensione significativa, perché su questo racconto non mi interessa solo che rispondano quelle domande i bambini, ma voglio anche che dicano cosa ne pensi, qual è la morale di questa favola. Allora, ovviamente, dovrò scegliere dei racconti che vadano bene, perché questo racconto, in questo caso, primo click, non c'è nessuna morale su cui riflettere, d'accordo? Allora, in questo caso, io dico, ma io voglio che i bambini, oltre a leggere e comprendere, riflettano. Aggiungo un obiettivo di pensiero critico. Allora, quindi pensiero critico, poi possiamo chiamarlo disposizione della mente, possiamo chiamarlo sempre, eviterei il termine competenza usato a sproposito, però voglio, aggiungo questa cosa, lo dico ai bambini. Allora, guardate che facciamo dei racconti. All'inizio mi interessa che voi bambini lo capiate, poi, poco per volta, vorrei che mi diceste cosa ne pensate. Magari, va bene? E posso mettere, aggiungere l'obiettivo di dire leggere, comprendere, virgola, discutere in piccolo gruppo, in coppia, un testo ed elaborare un commento. Posso aggiungere un obiettivo di lavoro in coppia. Dico leggere, comprendere un testo a livello individuale, discutere in piccolo gruppo il significato dei testi, delle storie. Allora, questo è un obiettivo di lavoro a gruppo, di riflessione a gruppo. Vedete come io lo posso arricchire e personalizzare. Allora, se lo arricchisco in questo modo, dovrò fare una sequenza di serie di attività didattiche in classe in cui si inizia a lavorare, i bambini iniziano a lavorare da solo. Quando sono a casa, la scheda la fanno da soli, poi tornano in classe, adesso che anche sì, siamo ritornati almeno al primario al 100%, e facciamo dei lavori a piccolo gruppo. In coppia, in cui senza muoversi, magari stando girati e così, si fanno delle piccole attività di confronto. Quindi sono io a dover decidere. E quindi allora alla fine il bambino lo sa che la maestra mi valuterà, che questo compito che mi dà oggi, e questo che deve essere chiaro al bimbo che fa il compito il sabato e la domenica, il compito che mi fa oggi, che faccio quest'oggi, questo weekend, serve perché poi ne faremo altri in classe, poi ci sarà una verifica, la maestra ce l'ha detto, tra 2 settimane. D'accordo? Però quello che faccio oggi conta, perché la maestra guarda anche se noi facciamo bene tutte le cose. Allora, questo vuol dire progettazione a ritroso, d'accordo? Quindi progettazione, e quindi se io la valutazione la gestisco così, vedete che il bambino è. Perché, ad esempio, mio figlio ha preso la scheda, la maestra gli ha dato la scheda, lui l'ha fatta, boh, per togliersi il fastidio, fatta, ma non ha pensato. D'accordo? Quindi bisogna che siamo noi come docenti a, come dire,
a intenzionare la progettazione, cioè voglio dire, ma che cosa vuoi che imparino i tuoi studenti su quell'argomento? Studiare un argomento, sì, però si può studiare per spiegare, si può studiare per dare una propria interpretazione, si può, tra virgolette, studiare per vedere le cose da una prospettiva diversa, d'accordo? Quindi, allora poi dopo arrivo a fare il compito di realtà, perché magari su certi argomenti dicono questo e questo è l'argomento, è la modalità più efficace. Quindi, per esempio, educazione civica, diciamo il compito autentico, cosa diceva anche la dottoressa Stellacci, l'ha detto la scorsa estate, educazione civica, compiti di realtà, per forza, perché se faccio compiti di realtà ho più possibilità che, grazie al compito di realtà, i contenuti studiati rimangono come comprensioni durevoli, perché voi sapete benissimo, le verifiche a crocette, a close, a riempimento durano poco.